Una volta istituite le aree metropolitane, con l'articolo 23 del decreto legislativo numero 267 del 2000 e successivamente anche alla riforma della legge Delrio con la legge numero 56 del 2014, sono state istituite all'interno delle varie aree metropolitane le città metropolitane, che assumono essenzialmente il nome del comune capoluogo e quindi sono presenti all'interno delle varie aree metropolitane. L'articolo 4 della legge numero 131 del 2003 ha inoltre conferito alle città metropolitane il potere statutario e ha definito tali aree e tali città metropolitane come degli enti di area vasta, similmente a quanto avviene per le province che abbiamo visto nei video precedenti. Passiamo quindi a vedere quali sono le funzioni delle città metropolitane. Possiamo avere quattro tipologie di funzioni delle città metropolitane. In primo luogo abbiamo le funzioni provinciali, abbiamo poi delle funzioni statutarie, delle funzioni statali e regionali e infine delle funzioni istituzionali. Per quanto riguarda le funzioni provinciali, queste praticamente co consistono nel fatto che le città metropolitane acquisiscono tutte quelle funzioni che sono di competenza della provincia di appartenenza e quindi, tra virgolette, vanno un po' a sostituire quella che è la provincia. Abbiamo poi delle funzioni statutarie, che sono una serie di ulteriori funzioni previste all'interno dello statuto delle città metropolitane. Ulteriori funzioni poi possono essere attribuite alla città metropolitana da parte dello Stato o delle regioni. Nel primo caso avverrà tramite una legge, nel secondo caso avverrà invece tramite legge regionale. Abbiamo poi delle funzioni istituzionali che consistono nella pianificazione territoriale generale del territorio di riferimento, mediante l'elaborazione in particolare del cosiddetto piano strategico triennale del territorio metropolitano, che consentirà appunto a questo territorio di svilupparsi e di avere uno sviluppo anche di tipo sostenibile. Abbiamo poi che le città metropolitane si occupano della gestione dei servizi pubblici e no, nonché nella loro strutturazione, anche mediante l'elaborazione, ad esempio, di gare d'appalto oppure mediante la costituzione di una stazione appaltante. E inoltre, le città metropolitane possono, per quelle diciamo, per alcune tipologie di città metropolitane, si può rendere necessaria la cura delle relazioni internazionali con le altre città ed aree metropolitane, europee. Ulteriori funzioni poi previste per le città metropolitane comprendono la gestione della mobilità e della viabilità, nonché il controllo di compatibilità degli strumenti urbanistici dei comuni facenti parte della città metropolitana con, ad esempio, le disposizioni strategiche, nonché della mobilità e della viabilità della città metropolitana. Si occupa poi dello sviluppo economico e sociale dell'area della città metropolitana e infine poi le città metropolitane si occupano della gestione dei sistemi informativi e digitali. Nell'esercitare le funzioni che abbiamo visto, le città metropolitane sono soggette ad un importante vincolo che è quello di salvaguardare l'identità dei comuni facenti parte della città metropolitana. E quindi non deve succedere quindi che i comuni che fanno parte della città metropolitana siano, tra virgolette, inglobati all'interno del comune capoluogo. Con la riforma costituzionale avvenuta con la legge costituzionale numero 3 del 2001, la città metropolitana è stata aggiunta agli enti locali autonomi previsti all'articolo 114 della Costituzione e è stato previsto che tale ente sia dotato inoltre
assieme anche agli altri, di poteri statutari, regolamentari, nonché di imposizione fiscale. Il sindaco del comune capoluogo, dove è stata istituita la città metropolitana, assumerà anche la carica di sindaco metropolitano, e avrà una serie di funzioni che sono previste sia dallo statuto che dalla legge. Andiamo quindi a vedere quello che è il territorio della città metropolitana. Secondo l'articolo 133,1 della Costituzione, tale territorio della città metropolitana coinciderà con quello della omonima provincia e quindi si sovrappone, tra virgolette, alla provincia. Per quanto riguarda i singoli comuni che ricadranno all'interno della città metropolitana, questi potranno tuttavia decidere sulle modifiche, alle circoscrizioni provinciali, limitrofe. In questa situazione, la, regione, si esprimerà, in merito alle richieste, appunto, di queste modifiche da parte dei comuni e dovrà esprimere un proprio parere entro 30 giorni. Qualora esprimesse un parere negativo, quindi la regione si esprime con un parere negativo, spetta al governo, promuovere degli accordi tra le regioni e i comuni interessati, da sottoscrivere entro 90 giorni. E alla fine, sarà il Consiglio dei Ministri a decidere sulla, questione, una volta sentito il Presidente della Regione, e quindi si esprimerà su queste, richieste di modifiche territoriali di province e città metropolitane. Andiamo quindi a vedere quelli che sono gli organi delle città metropolitane, secondo quanto previsto all'articolo 1,7 della legge numero 56 del 2014, ovvero della legge del Rio. In primo luogo abbiamo il sindaco metropolitano, che coinciderà con il sindaco del comune capoluogo e potrà delegare inoltre una serie di funzioni ai consiglieri metropolitani. Abbiamo poi il Consiglio metropolitano, che invece è un organo di indirizzo e controllo, appunto costituito dal sindaco metropolitano e dai consiglieri metropolitani. E poi abbiamo infine la Conferenza metropolitana, che svolge essenzialmente delle funzioni propositive e consultive, quindi emette dei pareri. Per quanto riguarda il sindaco metropolitano, svolge, essendo un organo monocratico, in primo luogo la funzione di rappresentare l'ente. Inoltre può convocare il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, nonché presiede appunto il Consiglio metropolitano. Sovrintende poi al funzionamento dei servizi, nonché degli uffici e all'elaborazione degli atti amministrativi e può svolgere una serie di ulteriori funzioni previste e attribuitegli tramite lo statuto della città metropolitana. Il sindaco inoltre si avvale della collaborazione di un vice sindaco metropolitano, il quale può essere scelto tra i consiglieri metropolitani e tale scelta va comunicata successivamente al Consiglio metropolitano. Il vice sindaco essenzialmente potrà svolgere la funzione di sostituire il sindaco metropolitano qualora vi sia un inadempimento o un impedimento di quest'ultimo. Qualora ci sia una cessazione della carica del sindaco, il vice sindaco rimane in carica fino a che non ci sarà l'insediamento di un nuovo vice sindaco, di un nuovo sindaco.